Bentornato su Jazz Manduit. Oggi un episodio un po' particolare. Perché? Perché qualche allievo mi ha scritto e mi ha detto: senti, ma sto jazz, ma col mandolino posso suonare rock? È certo che possiamo suonare rock e te lo dimostro. Ecco, come hai sentito in introduzione, hai riconosciuto il celeberrimo riff di Back in Black degli AC/DC. Andiamo a vedere come possiamo suonarlo sul mandolino. Teniamo presente che suoneremo tre accordi in una forma particolare, cioè quella del power chord o accordo di quinta. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo accordo non deve contenere la terza. Ad esempio, se siamo su un accordo di Do, dove abbiamo che un accordo di Do maggiore è formato dalle note Do, Mi e Sol, rispettivamente prima, terza e quinta della scala di Do, dobbiamo togliere la terza, quindi suoneremo power chord di Do solamente Do Sol. Ora, come suonare questo accordo sul mandolino? I tre accordi che ci servono per il riff principale del brano saranno Mi, Re e La. Ora, il Mi lo eseguiamo in questo modo, suonando la nota Si, che è la quinta dell'accordo, sulla quarta corda, quarto tasto con l'anulare, e con l'indice andiamo a schiacciare al secondo tasto sia la terza che la seconda corda, quindi producendo questo suono. Vedete che il suono del power chord è un suono molto potente, molto massiccio, molto compatto e potremmo dire poco elegante, perché poco definito, perché contiene solo due note. Nella fattispecie stiamo suonando Si, Mi, Si. Abbiamo anche in realtà il Mi a vuoto sulla prima corda, ma ci è sufficiente suonare queste tre note per poter già esprimere in maniera chiara il power chord di Mi. Yeah. Il power chord di Re, ora, Re è un tono sotto a Mi, quindi ci basterà spostare tutto due tasti più verso la paletta. Il che vuol dire, data la posizione in cui siamo, che andiamo a finire qui, cioè usiamo due corde a vuoto, quelle che mi schiacciavo con il dito indice al secondo tasto, quindi terza e seconda corda le suoneremo a vuoto. Già questo è un power chord di Re, poiché contiene le note La, El e Re, o meglio Re e La, che sono appunto le due note dell'accordo di quinta. Ora, aggiungendo anche il La sulla quarta corda otteniamo questo. Ecco, qui dobbiamo stare attenti a non suonare la prima corda a vuoto, poiché andremo ad aggiungere una nota che non fa parte dell'accordo. Per questo motivo possiamo fare un ulteriore passaggio, ossia andiamo a suonare con il dito indice la nota La che abbiamo appunto sulla quarta corda al secondo tasto. La nota Re la troviamo a vuoto sulla terza corda e poi andiamo a suonare di nuovo Re all'ottava sopra sulla seconda corda al quinto tasto. In questo modo mi vado anche a stoppare la prima corda in modo da proteggermi da eventuali plettrate indesiderate e quindi vado a suonare questo power chord con due Re all'ottava. Non ho capito. Terzo accordo che ci serve è il La. Il La lo andiamo a suonare semplicemente con due note che saranno appunto La e Mi, che trovo entrambi al secondo tasto rispettivamente su quarta e terza corda
e quindi vado a suonare con lo stesso dito, con l'indice schiacciato. Dunque i tre accordi: Mi, Re, La. Ora andiamo a vedere i due riff che si intervallano con questi tre accordi. Che se show, haga como quiere vos. Il primo è sulla scala pentatonica, anzi blues minore di Mi, e le note sono Sol, Mi, terzo primo tasto della prima corda, Re, Si, quinto secondo tasto della seconda corda, Si bemolle, La, primo e a vuoto, primo tasto e a vuoto della seconda corda, e Sol, quinto tasto della terza corda. L'altro riff invece è un passaggio cromatico, cioè per semitoni, che si va a realizzare tra la nota Si, tutto sulla quarta corda, Sol diesis, quindi quarto primo tasto della quarta corda, Si, La, quarto secondo tasto, Si, La diesis, quarto terzo tasto, e poi Si, Si, ma il secondo Si lo vado a prendere suonando di nuovo La diesis e scivolando con il dito verso il Si, quindi facendo questo slide. Tutto il riff sarà. Bene, se ti è piaciuta questa lezione ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche per la pubblicazione di ogni nuovo video. Io ti do appuntamento alla prossima puntata, ma ti ricordo sempre che, come diceva Beethoven, italiano spaghetti mantolina. Ciao!